Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come sempre, torno all'appuntamento con Mondo Calcistico, pagina che vi invito a seguire per le analisi tattiche interessantissime che fa non solo la Juventus, ma chiaramente io prendo spunto per quello che riguarda la Juventus. Oggi parliamo di Juventus-Tottenham, una partita che ha molto da dire dal punto di vista tattico, molto interessante, nonostante per noi il risultato non sia ideale, perché sì, è un pareggio, ma sappiamo quanto possa essere difficile questo pareggio in ottica qualificazione. Prima di parlare nello specifico, la sigla. Facciamo una premessa. Innanzitutto la premessa è che mancavano due giocatori chiave alla Juventus. Due giocatori chiave che sono utili per due tipologie di gioco. Il primo è Dybala. Dybala che serve per il 4-2-3-1, senza il quale è difficile farlo, perché Dybala dà quel tipo di gioco funzionale a quel modulo. L'altro giocatore è Matuidi, che serve invece per il 4-3-3. Mancavano quindi giocatori che permettessero alla Juventus di fare due tipologie di gioco diverse, per interpretazione ma anche per uomini in campo. Pertanto Allegri ha dovuto fare una specie di ibrido che puntare innanzitutto sulla fase difensiva con una squadra molto stretta, stretta sia in lunghezza che in larghezza, lasciando molto spazio a quelle che erano anche gli stessi esterni, le ali, no, ali, giocatori, le ali, gli esterni del Tottenham, e concentrando gli sforzi al centro in modo da non far passare nulla al centro. Questo è il primo punto. Secondo punto è che come sono stati posizionati in campo i nostri giocatori? Douglas Costa ha fatto una sorta di mezzala a sinistra, quella che doveva essere di Matuidi, con ovviamente molta più libertà, perché parliamoci chiaro, Douglas Costa è un giocatore molto più libero a livello tattico, più anarchico e più offensivo sicuramente di Matuidi. Pertanto l'interpretazione è così, in fase ovviamente offensiva. In fase offensiva comunque è anche quella di possesso palla, viene sfruttato talvolta il contropiede agevolato da una squadra del Tottenham molto sbilanciati in avanti, molto forti in avanti, ma con qualche lacuna per quanto riguarda dietro, quindi il contropiede era una soluzione. Da dove arrivano i gol? I gol che arrivano alla Juventus arrivano paradossalmente proprio per errori in quella fase centrale del campo, difensiva del campo, che Allegri tanto voleva appunto consolidata. Nel senso che la Juventus ha fatto molto bene lasciando gli esterni molto larghi, quelli degli avversari sto intendendo, e liberi di fare qualcosa, però chiudendo sempre per vie centrali, perché c'erano le incursioni di Alli, c'era Kane. Nel momento in cui la Juventus, per un motivo o per l'altro, ha fatto gli errori al centro, il Tottenham ha bucato. E quindi chiaramente Allegri ha impostato bene la partita, ma gli errori individuali e anche di reparto hanno consentito al Tottenham di sfruttare quelle occasioni che ha avuto. Partirei da questa prima immagine che dà l'idea di quello che è la situazione in Italia che dicevo io. Centro bloccato, fasce libere. Questo è il titolo di queste immagini. Fasce libere perché vedete come gli esterni Davis e Lamela di qua verso di noi e dall'altra parte, gli esterni dall'altra parte, sono molto molto larghi. Bernardeschi dà un occhio su Davis che sta avanzando, De Sciglio a Lamela, ma sono comunque molto stretti, tanto che praticamente Alli è in mezzo a questa forma, in mezzo a questi giocatori della Juventus che sono tutti lì praticamente chiusi. E, che dire, Douglas Costa talvolta si danno il cambio su chi va a tenere il giocatore del Tottenham. Di per sé comunque, come vedete, molta densità per quanto riguarda la parte centrale del campo. Questa fase più avanzata, siamo a 10 metri avanti nel campo e la Juventus è 10 metri indietro, ma credo che sia quella più interessante dal punto di vista appunto, di come la centralità, il centro si è bloccato. De Sciglio è quello più esterno, ma in realtà non è molto esterno. E come vedete c'è molta densità e la difficoltà del Tottenham è cercare dei varchi, dei buchi. Guardate Kane com'è preso in mezzo a Chiellini, Benatia, ma anche Alexandro che è molto stretto con Mandzukic che praticamente fa il terzino aggiunto. Questa è un'altra situazione molto simile, come vedete c'è sempre Davis e Lamela sulla sinistra che in realtà si allargheranno poi, e Kane è chiuso da due, Benatia e Chiellini, lo tengono in due. E cosa molto interessante di questa azione in particolare è Bernardeschi che va a anticipare poi a Lì, dalle ali, dando poi l'opportunità alla Juventus di ripartire, di non appunto subire nulla. Quindi cos'è che vuole fare Allegri? Allegri vuole che il Tottenham passi sulle fasce, infatti è l'unica cosa che può fare. Il centro è molto bloccato, pertanto l'unica soluzione è passare sulle fasce, cosa che farà in questo momento Dembélé, che ha, vabbè, Davis ovviamente lo vedete qua, ma sfrutta la mela molto largo che non si vede ma c'è. Questa è la soluzione di Allegri. Allegri vuole chiudere molto bene al centro, dando la possibilità al Tottenham di giocare solo sulle fasce, perché infatti tra l'altro, se poi guarderemo, i gol come detto prima arrivano per errori difensivi al centro. Ma i cross del Tottenham sono ben 22 sugli 11 della Juventus. 22 cosa vuol dire? Che per 22 volte la palla è partita agli esterni, però ovviamente non arrivando mai in nessun modo essere pericolosa, se non magari l'occasione di
di Kane su Miracolo di Buffon, che in realtà alla fine non è proprio esterno perché praticamente era sull'angolino dell'area più o meno. Quindi la soluzione di Allegri è quella di portare tutto il gioco del Tottenham agli esterni, chiudere bene dentro, al centro, e quindi non far passare nulla. Questa soluzione qua in effetti è funzionata in tal modo, il problema è che gli errori possono diventare, sono avvenuti lì dove era andato tutto bene fino ad allora. Questa è una soluzione un po' più ampia, vediamo un po' più in alto la visuale, però è la stessa cosa che dicevo prima. De Sciglio adesso si stacca, perché si stacca? Perché semplicemente deve anche dare compiti su Davis. Ma come vedete dall'altra parte c'è Alexandro che stringe verso i difensori nostri e Mandzukic che arretra per coprire Aurier. Quindi la soluzione è sempre quella, si stacca solo un giocatore nel momento in cui si allarga il gioco, perché chiaramente non si può ovviamente star là ad aspettare. Come ho detto prima, i gol del Tottenham dove arrivano? Arrivano nel momento in cui c'è un errore individuale o di reparto al centro. E qua dov'è l'errore? Intanto guardate le linee, la linea difensiva qui è una situazione in cui dovrebbe ripartire un contropiede, Higuain prende palla, poi si sbaglia e viene anticipato dal giocatore del Tottenham che vedete vicino a Khedira. Questo era un contropiede. Inizialmente, diciamo che poi però la Juventus, non tutta la Juventus collabora a questa manovra. Perché? Perché ad esempio la linea difensiva, quella lì a centrocampo, è molto, molto aperta, divisa. Come vedete ci sono tanti giocatori tra le linee delle due linee della Juventus, che sono Eriksen, Ali, Dembélé, Lamela, Davis, che è veramente troppo spazio, ha lasciato questi giocatori qua, e qui l'errore inizia ad esserci nel momento in cui al centro manca la copertura. Qui gli errori vanno accumulandosi perché Pjanic prima ha tentato un anticipo che ovviamente lo lascia indietro come vedete, poi Chiellini su Chiellini c'è un fallo, e effettivamente forse era fallo, resta il fatto che comunque tutta l'azione a prescindere dal fallo è fatta male da parte della Juventus, la copertura è fatta male, e Chiellini si trova là, quindi un giocatore di meno dietro, e l'altro errore qual è? L'altro errore è praticamente che sostanzialmente Alexandro non va a chiudere o non si alza per fare il fuorigioco, mettere in fuorigioco Kane, una delle due. Benatia è in quella posizione di non sa so cosa fare perché va ad anticipare a Lì. Ecco che se Benatia va ad anticipare a Lì, Alexandro deve o perlomeno seguire Kane o alzarsi e fare il fuorigioco. Il secondo gol del Tottenham inizia così e l'errore è simile, sempre per il centro. Qua vediamo troppi giocatori, guardate dalla parte destra di Eriksen e gli altri giocatori, abbiamo Bentancur e Pjanic molto vicini con Mandzukic, tre giocatori in una posizione che non dovevano essere in tre, sostanzialmente. Qui forse sbaglia Bentancur, sbaglia Pjanic che non copre verso il centro e qua abbiamo Lamela praticamente molto molto libero, Bernardeschi in ritardo che dovrebbe stare più accentrato invece esterno e sta rincorrendo praticamente a lì, quindi praticamente c'è un buco a metà campo, un buco a centrocampo meglio dire, e poi porterà a quello che porterà e vediamo con l'immagine successiva. Questo succede, succede che Bernardeschi arriva un po' in ritardo, Benatia cerca di sopperire a questo errore iniziale di Bernardeschi. Bentancur torna solo adesso, Pjanic anche, Chiellini l'unica cosa che fa è quello che poi farà dopo, anticipare a Lì col fallo e che creerà la punizione. Quindi sostanzialmente Chiellini rimedia in qualche modo gli errori degli altri con un errore di per sé individuale, tecnico, che è quello sì, diciamo di fare il fallo sul giocatore, ma tutto nasce da un discorso generale di errore di reparto. Bene ragazzi, io finisco qui, spero che vi sia piaciuto, è interessante questa analisi perché in effetti ieri a prescindere dal risultato che magari per noi non è ideale, però diciamo che alla fine gli spunti sono tanti, spunti su cui lavorare sì, diciamo che Allegri visto in questo modo qua ha preparato molto bene la partita, però ovviamente quando prepari la partita in modo così anche difensivo talvolta il rischio di sbagliare è molto più alto, magari osando di più si sbaglia lo stesso per i contropiedi e così via. Però magari alla fine potrebbe anche, con il potenziale offensivo che abbiamo noi, dare anche delle soluzioni maggiormente interessanti ed efficaci alla fine. Ecco. No, questo non lo dico io perché l'allenatore lui ne ha fatto le sue valutazioni. In effetti se tutti i giocatori avessero per 90 minuti seguito le indicazioni del mister, facendo tutte bene le chiusure e tenendo il centrocampo, la parte centrale del campo molto, molto serrata, molto bloccata, ecco che non sarebbero arrivati quei due gol. Perché poi alla fine, anche al netto degli errori in attacco, tipo rigore di Higuain sbagliato, avremmo portato a casa la pagnotta. Quindi mea culpa va fatta a tutti, forse a Allegri per la mancanza di aver osato insomma, un po' di più, e per i giocatori per tanti errori individuali, perché se guardiamo anche la percentuale dei passaggi individuali dei tre, di due, tre giocatori del Tottenham e nostri, che dire, così via, le nostre percentuali di 20-30% in meno, quindi tanti errori anche in fase di impostazione. E uscire anche dalle situazioni di gioco, Pjanic molto lento, quindi sono tante cose da tener conto e la colpa di questo pareggio che si poteva evitare è distribuire a tutti, al riparto, al singolo
e anche allenatore solo per il discorso che ho fatto prima. Quindi, come sempre, nelle partite anche Higuaín che ha sbagliato il rigore, quindi diciamo che come sempre le colpe vanno divise, perché poi la squadra è proprio questo, divide le colpe e le gioie, in qualche modo. Video finisce qui, vi invito a seguire il mondo calcistico come sempre, forza Juve e speriamo in un miracolo, perché ora è veramente molto tosta al ritorno col Tottenham in casa loro, è una cosa, un dato di fatto, oggettivo e difficilmente opinabile. Alla prossima!